Esorcismo vero come avviene, esorcismo reale come avviene. In questo video di oggi vediamo, anche attraverso le istruzioni presenti nel web, come avviene, come si verifica l'esorcismo. Che cosa è? È il rito, è un rito a tutti gli effetti, grazie al quale, secondo la dottrina cristiano-cattolica, un essere umano viene asportato nel demone che ha al suo interno. In buona sostanza, grazie all'esorcismo, a questo rito, un essere umano viene ad essere sottratto dell'eventuale demonio che è presente dentro a quell'essere umano. In genere, questo rito può, diciamo così, garantire la sua efficacia solo nel momento in cui viene celebrato, come giusto che sia, da una persona che appartiene alla dottrina cristiano-cattolica, quindi da un clericale. E prima di arrivare all'esorcismo, ovviamente, che è l'ultima spiaggia, si fanno tutta una serie di test psicologici per appurare che la persona che si va a sottoporre all'esorcismo non abbia problemi mentali, non sia pazza, non sia isterica, non abbia problemi di spasticità e quant'altro. Una volta appurato ciò, si può iniziare a fare l'esorcismo. Come avviene? Bene, inizia l'esorcismo con l'aspersione dell'acqua benedetta. Ci sono poi le litanie con le quali per intercessione di tutti i santi si va ad invocare la misericordia di Dio Padre Onnipotente sul fedele, sull'uomo, sulla donna che purtroppo è afflitto o afflitta dal demone. Dopo le litanie, l'esorcista può andare a recitare uno o più salmi che vanno a implorare la protezione dell'Altissimo e vanno a esaltare la vittoria di Cristo sul demonio. I salmi possono essere recitati tutti o in forma responsoriale. Alla fine del salmo, l'esorcista può aggiungere l'orazione Super Psalmum. Terzo passaggio, c'è la proclamazione del Vangelo. L'esorcista va a porre le mani sul fedele che ha il demone, invocando la forza dello Spirito Santo affinché il maligno vada ad abbandonare quel corpo. Si recita quindi il simbolo o la rinnovazione delle promesse battesimali con la rinuncia a Satana in tutte le sue forme. Si pronuncia quindi la preghiera del Signore con cui si implora a Dio perché liberi dal maligno quell'essere umano. Fatto ciò, l'esorcista va a mostrare al posseduto la croce del Signore, traccia su di lui il segno della croce, a volte viene tracciato sulla mente, sulla fronte dell'afflitto o dell'afflitta, per indicare il potere di Dio sul diavolo. E poi c'è la pronuncia della forma invocativa di supplica a Dio, e poi la forma imperativa di comando diretto al demonio, in nome sempre di Cristo, per far sì che vada ad abbandonare il corpo di quell'essere umano. Qual è la formula, diciamo così, invocativa? Adesso ve la leggerò. Dio, creatore e difesa del genere umano, volgi il tuo sguardo su questo tuo servo, questa tua serva, che hai plasmato, plasmata a tua immagine e chiamato, chiamata a condividere la tua gloria. L'antico avversario la tormenta crudelmente, lo opprime con aspra violenza e lo riempie di angoscia e di terrore. Manda su di lui o su di lei il tuo Santo Spirito, perché lo o la rafforzi nella lotta. Gli insegni la preghiera della tribolazione e la circondi con la sua efficace protezione. Ascolta, Padre Santo, il gemito della tua Chiesa in preghiera. Non permettere che questo tuo figlio, questa tua figlia, sia posseduto o posseduta dal padre della menzogna, né che questo tuo servo, questa tua serva, redento, redenta dal sangue di Cristo, sia tenuto o tenuta in schiavitù dal demonio.
Non tollerare che il tempio del tuo spirito sia dimora di uno spirito immondo. Ascolta, Dio misericordioso, la preghiera della Beata Vergine Maria. Il figlio Gesù, morendo sulla croce, ha schiacciato il capo dell'antico serpente e ha affidato alla madre tutti gli uomini come figli. Risplende in questo tuo servo, in questa tua serva, la luce della tua verità, e dimori lui o lei la gioia della tua pace. Lo spirito di santità ne prenda possesso, e con la sua presenza gli restituisca innocenza e serenità. Ascolta, o Padre, la preghiera dell'Arcangelo San Michele e di tutti gli angeli ministri della tua gloria. Tu che sei il Dio delle schiere celesti, respingi la violenza del diavolo. Dio di verità e di misericordia, rendi vane tutte le sue insidie. Dio di libertà e di grazia, spezza le catene della sua malvagità. Tu che ami la salvezza dell'uomo, ascolta la voce degli apostoli Pietro e Paolo, e di tutti i santi che per tua grazia hanno riportato vittoria sul maligno. Libera questo tuo servo, questa tua serva da ogni oppressione diabolica. Custodiscilo, custodiscilo indenne, perché restituito, restituita alla santità di figlio figlia, ti ami di tutto cuore. Ti serva operando il bene, ti rende onore e gloria, e tutta la sua vita sia un canto di lode a te, per Cristo nostro Signore. E tutti dicono Amen. Poi, ovviamente c'è la formula, diciamo così, imperativa, che è un ordine, no? Ti ordino Satana, nemico della salvezza, eccetera, eccetera. Questa però andatela a leggere, nel senso che andatela a cercare perché è piuttosto lunga. Non bisogna usare la formula imperativa senza prima aver pronunciato quella invocativa, mentre può avvenire il contrario. Il rito può essere ripetuto più volte, fino a che il fedele tormentato o la fedele tormentata dal demonio non sia completamente liberato o liberata. Il rito quindi si va a concludere con un canto di ringraziamento, con l'orazione e la benedizione. Questo è quanto. Spero di avere, diciamo così, fugato in voi eventuali dubbi e soprattutto aver fatto capire come funziona, come si svolge, come si giostra un esorcismo cristiano cattolico. Grazie, da narratore italiano è tutto. Andate a cercare nel web la formula imperativa, che è quella che inizia con ti ordino Satana, nemico della salvezza dell'uomo, eccetera, eccetera, per rendere completo l'esorcismo che si andrà a verificare. Grazie, un salutone e il video termina qua. Iscrivetevi, commentate. Al prossimo da Narratore Italiano.